6-7 ottobre sarò al Games Week insieme a tutta la Multicore e ci saranno in anteprima le magliette della Redcraft. Ma l'acqua non cade, quindi è una cosa fantastica. No, un delfino non penso possa stare lì dentro. Sbatti i piedi qua prima di salire. Ciao a tutti ragazzi, sono Suri, benvenuti nel 215esimo episodio della Storycraft. Sono qua alla nostra isola che abbiamo continuato un po' nell'episodio scorso, anzi nella live scorsa, perché la settimana scorsa abbiamo fatto una live dove abbiamo costruito una farm, anzi una micro farm per il sea pickle e il grass, che sarebbe questa qua. Adesso non funziona, anzi l'ho già rifatta nel mondo in creativa più compatta di questa, diciamo. Ci farò un tutorial forse giovedì, se riesco a registrarlo. Intanto eravamo stati un po' AFK alla nostra farm di scheletri per avere un po' di bone meal che dovevamo mettere qua dentro per far funzionare il tutto. Quindi mettiamo anche questo qua. Ok, dovrebbe funzionare adesso. Non ho il cetriolo del mare con me, ne ho un po' qua. Vi faccio vedere un po' come funziona. Stando qua, premendo il tasto destro, funziona automaticamente. Appena se ne andiamo, la farm si ferma in automatico. Ok, perfetto. C'è la sigla, ma possiamo anche romperla. Quindi questo è il funzionamento e ne ho preso già un po' di sea pickle. Perché? Perché ci servono per decorare questa zona qua, che adesso inizieremo la decorazione. Oggi la finirò completamente, così avremo finito questo progetto qua. Modificherò quella farm lì, facendo quella più compatta che ho già creato. Qua sotto abbiamo ancora la nostra farm di tartarughe di Scout, quindi funziona ancora bene questa farm. Ce ne abbiamo ancora, sì, uno stack e uno, ok, e tutto funziona alla perfezione. Qua non c'è più il grass, anzi ce n'è poco, e così abbiamo anche la nostra farm. Eventualmente possiamo farmare grass in quel punto con delle cesoie, naturalmente non così a vuoto, ma si possono farmare e si può farmare anche grass. Inoltre vedo un po' cosa costruire in questa zona qua, se una casetta o qualcosa all'aperto, perché il recinto come avevamo pensato inizialmente non posso farlo, appunto perché sennò le tartarughe non possono andare liberamente, così che mi piace vederle ogni tanto in giro, poi ritornando da sole alla base principale, e questo è abbastanza bello da vedere. Ho fatto qua solo questo piccolo laghetto, ci metterò un po' di pesciolini forse qua dentro, un po' di name, di lily pad, un po' di decorazione così, e magari non so, ci faccio anche un acquario. Sì, ora che ci sto pensando faccio un acquario molto molto bello, nuovo, che è fatto in modo molto particolare ed è, diciamo, aperto, non ha il vetro intorno ed è un effetto bellissimo. Infatti lo farò in questa zona qua, ok, deciso. Quindi queste sono le cose che andrò a fare in questo episodio. Inizio a modificare subito la farm e poi faccio un po' di progress e vi faccio vedere man mano. A tra poco. Ok ragazzi, ecco, mi ho fatto un po' di progress, come vedete. Ho messo queste specie di lampioni che adesso appena arriva notte vi faccio vedere. Fanno luce perché sto facendo una cosa del genere. Sto mettendo un fence gate, anzi una fence normale, con sopra un hopper che coincide perfettamente, e sopra sto mettendo delle sea pickle messe in questo modo, appena riesco a metterle. Ok, ne metto 4 perché fanno più luce. Poi metto delle trapdoor così, così, e anche dall'altra parte metto delle trapdoor così e così. In questo modo appena mettiamo l'acqua qui, queste qua faranno luce. Quindi queste qua saranno dei lampioni, ne ho fatti tanti, alcuni alti 1, alcuni alti 2, un po' sparsi per questa isoletta. Ho fatto crescere anche un po' di erba. Devo dire che ci stanno molto bene. Così non abbiamo torce, ma abbiamo questi lampioni qua fatti con grazie ai piccoli che fanno luce nell'acqua. E ne mettiamo un po' in giro. Quasi quasi ne metto anche uno qua, tipo bassino. Ok, mettiamo questi piccoli così. Altre qua, trapdoor così e trapdoor così. Perfetto, prendiamo anche l'acqua, mettiamo l'acqua qua dentro, è fatto, vedete che fa luce? Appena tolgo l'acqua qua diventa buio, appena rimetto, vedete, fa un minimo di luce. Questa luce qua è abbastanza per far luce in tutta l'isoletta, e devo dire che illuminano il giusto. Inoltre qua sto facendo la nostra nostro acquario, che per iniziare a farlo dovete fare così: mettere delle scale rivolte verso l'interno in questo modo. Qua mettete anche delle slab che va benissimo, poi sopra mettete altre scale rivolte verso l'interno e slab qua in alto. Adesso prendete dell'acqua, la mettete in questi punti qua, anzi così non va bene, aspettate, forse devo mettere prima l'acqua fonte in questo punto qua, poi non cade fuori, vediamo un po', perfetto, vedete? Qua, essendo acqua fonte in questi punti qua, quindi prima di fare questa cosa fate tutta acqua in questo punto qua, quindi così e così. Così questa è tutta acqua fonte, noi possiamo prenderla ma si ricrea perfettamente, perché sono tutti waterlogged. Adesso basta che le mettete l'acqua in questo punto qua. Se mettete l'acqua così in tutti i lati, in questo modo vi faccio vedere, verrà fuori un effetto bellissimo. Ok, ne prendo un po' da qua. Ok, ok. Il fatto che è bello perché l'acqua non esce, anzi non può proprio uscire perché rientra nella scala interna, ma l'effetto è veramente bellissimo. Anche qua il nostro acquario dentro è pieno, vedete, dentro è completamente pieno d'acqua, e qua dentro noi possiamo metterci i pesci, ma l'acqua non cade, quindi è una cosa fantastica vedere l'acqua così trasparente, senza vetro intorno, ma noi possiamo effettivamente entrarci. Ho voluto fare questo piccolo acquarietto in questo punto qua e devo dire che ci sta veramente molto bene. Adesso non so se posso mettere delle fonti di luce sotto queste slab qua, ma penso che starebbero anche lì abbastanza bene. Devo prendere solo un po' di pesci, anzi lo faccio subito. Vediamo di prendere questi cod qua, o c'è qualcosa di meglio? Solo questi qua, vabbè, andrò alla zona con i pesci tropicali per prenderne altri, e vediamo un po' se ci sta. Non dovrebbe uscire, quindi facciamo così, mettiamo all'interno così. No, cosa ho fatto? Ho creato un casino. Sì, sistemiamo subito con dei blocchi così.
evitiamo che l'acqua fuoriesca. Ok, perfetto, dovrei aver sistemato. No, mettiamo altri blocchi anche di qua. Intanto il pesce sto vedendo che è all'interno, comunque sta svolazzando dentro, anzi sta nuotando. E qua adesso dovrebbe essersi sistemato tutto, perfetto. Ok, quindi dovete mettere l'acqua, quando prendete il pesce dovete puntare in uno di questi blocchi qua o sotto per non fare casini. Meglio sotto, mi sa. Vedete, abbiamo il nostro pesce nell'acqua che ogni tanto esce fuori leggermente, cade, ma non dovrebbe mai uscire da questo acquario qua trasparente senza, diciamo, bordi. Ne prendo un altro quasi quasi, perché è molto molto bello. Ma sono tutti uguali questi pesci? Ce ne sono di pesci diversi? No, un delfino non penso possa stare lì dentro. Potremmo provare, però penso che soffochi dopo un po', perché deve respirare il pesce, anzi il delfino dopo un po'. Niente, ti tocca prendere ancora questi qua. Quindi prendiamo un altro di questi e andiamo in quel punto. Perfetto, eccoci qua. Puntiamo ancora in basso e abbiamo rilasciato il nostro pesce. Ok, abbiamo due pesci nel nostro acquario. E ancora continuo a dire che è molto bello questo effetto dell'acquario fatto in questo modo qua. Molto molto bello. Quindi ne porterò altri adesso. C'è un ragno che sarà spawnato in qualche punto un po' più scuro, ma non voglio illuminare tutto perché mi piace un po' di oscurità da vedere così. Adesso faccio un altro po' di dettagli e ci sentiamo tra poco. No ragazzi, uno dei nostri pesci è morto e ha droppato anche un po' di bone meal, perché adesso i pesci droppano un po' di bone meal quando muoiono, hanno la probabilità di dropparlo. Quindi il pesce è uscito fuori. Questo qua è ancora vivo. Faccio un'altra prova se rimane vivo e lo lascio qua, perché mi piace troppo questo acquario. Ah, ho fatto intanto un alberello qua, un po' come fa Newt, diciamo, che fa crescere l'albero quello un po' storto, grande, e poi ci aggiunge un po' di dettagli. Qua adesso metterò un po' di foglie per fare un po' di cespugli qua in giro sparsi. E poi devo dire che la nostra farm potrebbe essere finita. Anzi, la farm è fatta perché è là dentro, quella di seagrass e sea pickle. Mentre qua adesso non saprei cosa fare. Potrei farci un mini porticello per arrivare un po', per far arrivare delle barche. Ma ci penso un attimo. Sì, effettivamente potrebbe essere un'idea. Aggiungo anche un mini porto. Ok ragazzi, ho fatto anche un piccolo porto qua, ho fatto, boh, non so, una balconata per vedere da qua. Ho messo delle sea pickle per allungare un po' questa cosa qua, ma non mi convincono tanto, infatti penso che la toglierò, cioè non ci stanno benissimo. Se fossero luminose magari ne metterei anche qualcuna, ma senza l'acqua non sono luminose. Poi dato che qua era un po' troppo ripida, ho fatto una scalinata per scendere così. E qua queste cose qua che non lo so, potrebbero essere per non far portare la sabbia sopra, cioè sbatti i piedi qua prima di salire, qualcosa del genere. Ecco un droned. E qua ho fatto questo piccolo porticello, giusto normalissimo. Qua ho messo altri tipi di illuminazioni uguali a quelle. Qua ce ne sono già 4. Sì, perfetto. Un po' di dettagli con le trapdoor che sono waterlogged e sono all'interno dell'acqua, ma non sono da aprire. E basta, nient'altro. Un porticello semplicissimo, giusto per aggiungere un dettaglio anche da questa parte qua. E direi che adesso ci sta molto molto bene. Forse farlo finire così non è troppo bello, quindi facciamo un po' di aggiunta così. Mettiamo un blocchettino qui qua, prolunghiamo un po' con il spruce che non ce l'ho più quasi. Ok, quindi ancora qualche blocco di spruce qua e là, e poi direi che può andare più che bene. Allora ne mettiamo uno qua e uno qui, perfetto, direi che così va bene, così un po' il porto, il legno diciamo continua. Ne metto anche uno qua, così sotto, perfetto, e poi piano piano va a svanire il legno, direi che ci può stare benissimo. Un ultimo pezzettino qua che mi avanza, perfetto, ok, perfetto, ok, così ci può stare. E anche questo piccolo dettaglio è fatto. Adesso vediamo un po' dall'alto l'isola come sembra. Sta piovendo, intanto non è un temporale, no, se no prendevo già i charged creeper. E devo dire che si è aggiunto molto molto dettaglio con questa, con questo acquario qua, che ho rimesso l'altro pesce. Probabilmente cosa succede? Che tra i pesci a volte si scontrano e uno esce. Quando è solo uno non escono mai, ma quando sono due così a volte si scontrano e probabilmente escono spingendosi. E questa parte sotto non so se ve l'ho fatta vedere, no, però l'ho già fatta anche prima. Ho modificato la farm molto più compatta adesso, ho le sea pickle in mano, sì, e essendo qua farmiamo sea pickle. Ok, non ho messo il bone meal forse? Sì, c'è il bone meal, perché non va? Ok, vedete, farmiamo sea pickle e che continua a aumentare nel nostro inventario in questo modo, perfetto. Se vogliamo farmare sea grass invece prendiamo delle shears normalissime. Siamo qua solo col tasto destro premuto, anzi col tasto sinistro premuto, e farmiamo, cioè rompiamo la sea grass appena cresce, quindi farmiamo anche quelle. Un po' dietro ne cresce, perché con il bone meal cresce anche un po' di roba dietro, ma non mi dispiace, ho fatto questo piccolo dettaglio qua dietro. Vi farò vedere un tutorial giovedì di questa farm, micro farm, come è fatta, ma per adesso abbiamo finito tutto. Questo bone meal extra lo metterei qua dentro, abbiamo un po' di sea grass, vediamo se possiamo metterlo qua dentro, no in nessun modo, una sea pickle neanche, però fa uscire l'acqua, infatti non devo fare questa cavolata, facciamo così per rimediare. Perfetto, ecco, l'ho rotto di nuovo. Ok, perfetto, fatto. Uno sea pickle si poteva anche mettere, ma due penso di no. Però lasciamo così per evitare di fare altri danni. E quindi direi che questa zona posso ritenerla completata. Una cosa molto importante prima di finire il video, e anche in questo video, come vi ho detto nel video della Redcraft, io sarò presente al Games Week il 6 e 7 ottobre. Quindi sabato e domenica 6 e 7 ottobre sarò al Games Week insieme a tutta la Multicore. E ci saranno in anteprima le magliette della Redcraft. Ci saranno per adesso solo in quell'occasione. Più avanti faremo anche il merchandising online, quindi potete prendere lì. Però per chi le vuole avere in anteprima,
prima, sarà solo al Games Week il 6 e 7 ottobre. E quindi direi che questa zona posso ritenerla completata. Ditemi nei commenti come vi sembra. E come sempre lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto questo episodio. Come se avete consigli per la serie, come sempre sono Suri. Ciao a tutti!